Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Tra crisi in atto e ondate migratorie ricorrenti, il nostro paese è costantemente impegnato nell'accoglienza. Dall'Ucraina, dopo l'esplosione della guerra, gli arrivi più consistenti. Ai nostri microfoni la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese fa il punto partendo proprio dai 135.000 profughi ucraini arrivati finora in Italia. Nei nostri centri abbiamo soltanto 13.000 persone, i ragazzi iscritti nelle nostre scuole, e sono circa 27.000 nel nostro paese. C'è una delle comunità maggiori di ucraini. Questo ha consentito a coloro che sono scappati di trovare accoglienza presso amici, parenti. Al Consiglio europeo del 10 giugno è stato approvato un accordo importante sui migranti. Abbiamo acquisito la disponibilità di circa 15-16 paesi a offrire quote di ricollocazione per i migranti giunti sulle nostre coste. Ci sono crisi che a volte sembrano dimenticate, specie dall'opinione pubblica, come quella afghana. L'Italia ha creato dei corridoi umanitari per gli afghani, ma molti di loro erano rimasti bloccati perché mancava lo strumento per rilevare le impronte digitali. Avete risolto il problema? Sì, quello è stato risolto perché abbiamo acquistato, consegnato al Ministero degli Esteri due apparecchiature per rilevare le impronte digitali e sono state inviate già nelle nostre ambasciate. Francesca Malaguti, GR1.